Donne Motore dello Sviluppo, sezione laureate. Quest'anno il premio è stato assegnato alle lauree in economia con il massimo di voti e un ringraziamento dunque alla professoressa Marina Broggi, che è ordinario di economia e tecnica dei mercati finanziari all'Università La Sapienza di Roma. Perché è la professoressa Broggi che si è occupata della selezione e ha consentito l'individuazione di queste mele d'oro del 2010. Allora vorrei chiamare sul palco le nostre premiate, Claudia Arena, laurea in economia aziendale, poi Marta Spedicato, laurea in scienze economiche aziendali, eccole, benvenute, Barbara Torre, laurea in management, e ancora Barbara Mazzolai, Istituto Italiano Barbara Mazzolai, team leader Micro Robotics. Buongiorno, buonasera, Istituto Italiano di Tecnologia, e poi Silvia Vaccarezza, che è la responsabile giovani della Fondazione Bellisario. Ecco Silvia, chiamiamo insieme su questo palco anche i ministri, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi e il ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti. Eccoli. Buonasera ministro, buonasera ministro. Allora, procediamo alla premiazione, ma prima vorrei sapere dal ministro Tremonti, ecco, le donne motore dello sviluppo. Allora, le donne sono ancora poche nei punti chiave, nei posti decisionali, però sono in cammino verso il superamento di questo famoso soffitto di cristallo, ministro. Il tipo di domanda a cui è difficile rispondere, no? E quindi... Leggiamo la motivazione, esatto. Prego. Allora, dunque, Claudia Arena, Marta Spedicato e Barbara Torre, e leggo: per l'eccellente curriculum accademico, il forte spirito di intraprendenza e la determinazione dimostrata in un indirizzo di studi impegnativo come quello economico, in particolare per una tesi volta a demolire la manovra economica del governo. Con l'augurio che la mela d'oro sia per loro la spinta verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. E davvero molta fortuna. Buona fortuna. Allora, ministro Sacconi, chiedo a lei invece, perché ovviamente il ministro più titolato a parlare, che è ministro delle politiche sociali e del lavoro, è un segnale che qualcosa sta cambiando, quindi le donne in marcia verso, ripeto, ci riprovo, io non demordo, verso il superamento del soffitto di cristallo, a lei. La mia risposta vale anche per il ministro Tremonti, ovviamente. E io perciò l'ho fatta. Di solito lavoriamo in coppia. Beh, il tema della giornata mi sembra davvero azzeccato. Viviamo un tempo nel quale non possiamo far conto sulla finanza pubblica per costruire sviluppo. Dobbiamo soprattutto investire nelle nostre risorse umane, scarse peraltro, perché siamo un paese in declino demografico, e quindi a maggior ragione dobbiamo dar valore a ciascuna persona, a tutte le persone, in particolare a quelle come le donne del Mezzogiorno in modo ancora più particolare, che faticano ad entrare nel mercato del lavoro e faticano anche a restarci poi, perché il problema che riscontriamo con la ricerca anche prodotta dalla Fondazione Bellisario è che certo non sono difficili le carriere, ma perché sono difficili i percorsi continui per le donne. Questa è la ragione per cui nel settore privato, lo dico anche alla carissima amica Lella Golfo, a cui tutti dobbiamo questa straordinaria fondazione, questa è la ragione per cui noi oggi non possiamo uniformare l'età di vecchiaia, l'età di pensione di vecchiaia per uomini e donne, perché le donne non riescono ad accumulare i periodi contributivi che consentano loro, come accade a quasi tutti gli uomini, di raggiungere l'età corrispondente. Le donne devono attendere la pensione di vecchiaia, per l'80% devono attendere quella data lì, e quindi se noi alzassimo l'età di pensione di vecchiaia delle donne nella stessa misura degli uomini nel settore privato, noi costringeremmo nei fatti le donne ad andare in pensione circa 3-4 anni più tardi degli uomini, e questo non sarebbe giusto, nelle condizioni attuali non sarebbe giusto.
consentiamo alle donne lungo tutto l'arco della vita lavorativa di avere l'opportunità di percorsi formativi mirati, che mirati proprio alla loro condizione anche, perché si spezzi il tetto di cristallo che impedisce loro di crescere. Io ho un ricordo personale di Marisa Belisario, mi ricordo fu l'unica donna che mi offrì una colazione, perché quando provai mi disse no, sono più benestante, e mi disse cade, e mi mise a posto, e la ricordo come una donna straordinaria, volitiva, ma allo stesso tempo donna, cioè dolcissima. Grazie al ministro Sacconi. Allora Silvia Vaccarezza, prima di far leggere ancora a Sacconi la motivazione del premio e poi ecco le mele d'oro bellissime sono già nelle mani delle nostre premiate, come è stata effettuata quest'anno la selezione, su quali criteri? Allora, io vi parlo del Germoglio d'Oro, che è il premio che la sezione giovani assegna ogni anno, donne fino a 45 anni, era il nostro campione, il nostro modello, la nostra griglia su cui ci siamo basate, donne fino a 45 anni che avessero creato un'azienda o fossero leader di un progetto o di un servizio che creasse valore per il territorio e per la comunità. Bene, tra le 45 finaliste noi abbiamo scelto Barbara Mazzolai, che con il suo robottino che raccoglie porta a porta i rifiuti ha creato un progetto con un valore nazionale e internazionale. È stato esposto a Shanghai all'Expo, è stato sperimentato sia in piccoli centri italiani che giapponesi e ha un valore ambientale, sociale, perché si tratta di aiutare anche tutti gli anziani, ha un valore turistico perché si è inventata anche il modo di far girare il robottino per le strade della città con informazioni turistiche. Bellissimo. E diciamo che appunto è un valore nazionale e internazionale che ha aiutato moltissimo la comunità. Bene, bravissime, brave tutte, brava Barbara Mazzolai. Ministro Sacconi, vogliamo leggere la motivazione del premio e poi dopo ci salutiamo. Per la creatività, l'ingegno e la tenacia che la guidano in progetti innovativi e per la geniale invenzione che le è valsa grandi riconoscimenti internazionali, simbolo di una leva di giovani donne di talento pronte a guidare l'Italia verso le sfide di domani. Auguri. A Barbara Mazzolai, il Germoglio d'Oro insieme ai ministri Tremonti e Sacconi. Che onore, Barbara! Grazie!